Se anche voi giocate spesso a Red Dead Online su console PS4, potete contattarmi su uno dei miei social, sul PSN oppure nei commenti sotto un video per richiedere la richiesta di amicizia su PS4 e poter giocare insieme a Red Dead Online. Ciao a tutti ragazzi, sono Orco Verde. In questo video vi mostrerò un nuovissimo super money glitch per duplicare le carcasse degli animali e venderle all'infinito. Non sto scherzando orchetti, questo money glitch è davvero super, in quanto potrete vendere una carcassa di un animale all'infinito solamente continuando a premere ripetutamente il tasto X/A. Con questo super money glitch diventerete ricchi su Red Dead Online in davvero pochissimo tempo. Prima di iniziare orchetti, vi invito subitissimo a bombardare questo video di pollicioni in su bomba, di lasciare un commento e condividere il video, condividete il video insieme a tutti i vostri amici che giocano a Red Dead Online e poi seguitemi sui social, pagina Facebook, Instagram e canale Telegram, trovate tutti i link nella descrizione. E iniziamo subito! Questo nuovo Super Money Glitch è funzionante su entrambe le piattaforme di gioco, PS4 e Xbox One. E prima di iniziare a spiegarvi i passaggi di questo Money Glitch, volevo avvisarvi che appena questo Money Glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo di questo video per avvisarvi. Per eseguire questo Money Glitch dovete avere un amico che vi aiuta. La prima cosa che dovete fare è cacciare un animale. Quello che vi consiglio è di cacciare un puma oppure la pantera, che sono gli animali con più valore quando venderete le loro carcasse. Ve lo dico subito, è inutile avere una carcassa dell'animale a 3 stelle, visto che eseguendo i passaggi di questo Money Glitch le stelle della carcassa dell'animale si ridurranno, diventando così una stella, avendo la carcassa mal ridotta. A questo punto, sia voi che state seguendo i Money Glitch, sia l'amico che vi sta aiutando, dovete recarvi entrambi davanti alla stalla, a Blackwater oppure a Valentine, in una di queste due stalle, e l'amico che vi sta aiutando ad eseguire i Money Glitch dovrà essere davanti alla stalla, sopra il suo cavallo, con dietro caricata la carcassa dell'animale. A questo punto il vostro amico col cavallo dovrà accelerare per correre dentro la stalla e poco prima di entrare nella stalla velocemente dovrà aprire il menu di pausa, poi andare su progressi, missione della trama, poi tenere premuto il tasto quadrato barra X per rigiocare la missione e subito dopo tenere premuto il tasto cerchio barra B. Facendo questo, se avrà eseguito questo passaggio correttamente, l'amico che vi sta aiutando dovrà spawnare fuori dalla stalla a Valentine oppure anche in un'altra stalla sul suo cavallo e avendo sempre caricata dietro al cavallo la carcassa dell'animale, e all'interno della stalla di Valentine ci dovrà essere la carcassa dell'animale duplicata. Nel caso non fosse così, il vostro amico dovrà continuare ad eseguire quest'ultimo passaggio. A questo punto l'amico che vi ha aiutato dovrà rimanere in freedom con voi, è molto importante altrimenti il money glitch smetterà di funzionarvi. A questo punto voi che state eseguendo il money glitch dovete prendere la carcassa dell'animale che si trova per terra all'interno della stalla. Per poterla prendere dovete avvicinarvi continuando a sparare o con le pistole oppure con il laser e poi premere subito il tasto quadrato barra X per prenderla. Quando avete preso la carcassa dell'animale dentro la stalla, il gioco vi farà automaticamente uscire dalla stalla facendovi spawnare fuori a piedi con in braccio la carcassa dell'animale. A questo punto dovete premere la freccia in alto per fischiare, per chiamare il proprio cavallo, poi caricare la carcassa dell'animale duplicata dietro al proprio cavallo, poi recarvi dal macellaio e vendere la carcassa dell'animale. Quando avrete venduto la carcassa dell'animale, se il money glitch avrà funzionato correttamente, la carcassa dell'animale continuerà a comparire nella bisaccia, potendola vendere all'infinito. Potendo continuare a vendere la carcassa dell'animale all'infinito solamente continuando a premere il tasto X/A. Per fare questo dovete spostarvi nella categoria carico del cavallo premendo il tasto R1/RB e quando continuate a vendere all'infinito la carcassa dell'animale non premete mai ripetutamente velocemente il tasto X/A per venderle, altrimenti la carcassa dell'animale scomparirà, ma state tranquilli, anche se dovesse scomparire premendo il tasto L1/LB
La carcassa dell'animale comparirà nuovamente, potendola nuovamente venderla all'infinito. Ma per vendere sempre la carcassa dell'animale all'infinito, senza avere problemi che scompaia, dopo aver venduto una carcassa dell'animale, dovete attendere che comparirà la cifra che guadagnerete vendendo la carcassa dell'animale. Facendo questo, eviterete qualsiasi problema mentre state vendendo la carcassa dell'animale e potete continuare a venderla all'infinito. Se eseguite questo money glitch con la pantera, come ho fatto io, guadagnerete $5,60 per ogni carcassa venduta, guadagnando così veramente un sacco di soldi, diventando ricchi su Red Dead Online. L'amico che vi ha aiutato ad eseguire i money glitch potrà fare qualsiasi cosa in free roam. L'importante è che rimarrà nel free roam con voi e non cambierà sessione. Altrimenti il money glitch smetterà di funzionarvi, facendovi smettere di vendere la carcassa dell'animale e la carcassa dell'animale scomparirà, dovendo poi ripetere il money glitch. E niente orchetti, come ho detto prima all'inizio di questo video, appena questo money glitch non funzionerà più, scriverò subito patchato nel titolo del video per avvisarvi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su bomba, commentate e condividete. Se siete nuovi, iscrivetevi al canale e poi seguitemi sui social. Trovate tutti i link nella descrizione. E da Orcuverde tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella! Now.
Now.